Poche idee, zero fatti. La più opaca prova della stagione condanna alla battuta d'arresto la seconda in questo campionato di eccellenza, un Barletta sbiadito e per nulla incisivo. Vince 2-0 il Messagne, che si conferma squadra solida e ben organizzata quando si esibisce sul sintetico amico dell'Alberto Guarini. I biancorossi invece tornano a conoscere l'amarezza della sconfitta dopo 5 risultati utili consecutivi. Uno, il pari interno contro il Gravina, messo tra l'altro in discussione dal preannuncio di reclamo presentato in settimana dai Murgiani, e la sfida tra le ultime due realtà iscritte all'eccellenza. Barletta ha messo in sovrannumero, Messagne ripescata come 18ª squadra. Non ci sono gli squalificati Piazzolla e Sguera negli ospiti, Pizzulli sceglie come juniores il centrocampista 97 La Cerenza ed arretra sulla linea 4 di difesa Zingrillo, impiegato come esterno basso a sinistra. Nel tridente offensivo spazio dal primo minuto a Rizzo insieme alla Dogan ed Ambrosio. Regna la noia sino alla mezz'ora, quando i biancorossi costruiscono la prima palla gol, cross dalla sinistra dello stesso Rizzo, la Dogana non raccoglie l'invito, Fabiano può colpire da posizione favorevole ma sbaglia tutto con il destro. Si salva il Messagne, il cui fatturato offensivo del primo tempo sta tutto in questo innocuo colpo di testa di Pasquale. Parità all'intervallo al termine di una frazione inaugurale da sbadigli. Più vivace si rivela invece la ripresa, merito di un Messagne che al primo tentativo in attacco passa in vantaggio. Greco, lasciato libero di colpire con il destro, non fa sconti a Di Candia. 7° minuto, 1-0. La reazione del Barletta sta tutta in questo lob di Rizzo, Muscato valuta bene la traiettoria e blocca, poi solo Messagne che poco dopo d'ora di gioco raddoppia. Pasquale con un rasoterra mancino preciso al centimetro non lascia scampo all'estremo biancorosso e fa 2-0, gara ancora di più in salita per l'11 di Pizzulli, che rischia il tutto per tutto: fuori Rizzo e Fabiano, dentro Di Francesco e Martinelli, Barletta a trazione anteriore, ma è il Messagne ad essere ancora pericoloso. A solo di Morleo, Di Candia questa volta riesce ad opporsi e ancora cross dalla destra di Coccioli, conclusione di prima intenzione di Pasquale, mira imprecisa di poco. L'unico neo per i brindisini è questo fallo da dietro di Greco sulla Dogana, che costa il cartellino rosso diretto all'autore del primo gol. Anche con l'uomo in più però il Barletta non sa incidere, come dimostra questo destro mal calibrato di Martinelli in pieno recupero. Finisce così 2-0 per il Messagne. Per i biancorossi 90 minuti completamente da dimenticare.